I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buon pomeriggio, ben ritrovati amici di Casalotto, buon sabato pomeriggio, ci siamo. Tra poco estrazione, quindi alle 20 in punto, in bocca al lupo e prestate molta attenzione. Io sono sempre ripetitiva, ma è importante prestare attenzione ai consigli del nostro Leo. Quindi ciao caro, come va? Bene Tutto Clara, bene? assolutamente molto bene in questo sabato pomeriggio, Clara di Rosso, Donna Rouge. Rosso di pomeriggio, ben tempo si spera per No, è rosso di l'estrazione, no? Lo sera, so, rosso di sera, bel tempo si spera. Beh, attenzione perché siamo in attesa dell'estrazione del sabato sera, quindi pochi consigli migliori in assoluto in questa ultima diretta pre-estrazionale. E allora noi salutiamo tutti voi che ci state accogliendo nelle vostre case, nelle vostre abitazioni. Beh, assolutamente sarà un'ottima diretta questa, perciò sino alle ore 15:30 continuate a seguirci proprio con estremo interesse, perché dovremo assolutamente andare a vedere le nuove condizioni valide quest'oggi, ma importantissimo, vedremo anche le foto degli scontrini di giovedì dell'altro ieri, ma anche di martedì sera, perché questa è stata una settimana estremamente importante per quanto riguarda non solo il 9, il 90, la figura 9, per quanto riguarda i radicali a Milano, l'ambo del nome che è ritornato. Beh, attenzione perché tanta roba in questa settimana, e io con Marco appunto vorremmo con tutti voi concludere felicemente l'estrazione del sabato sera. Quindi tra 5 ore e mezza partirà questa estrazione. Si può arrivare preparati, sempre con poche informazioni, le migliori in assoluto. Sapete che se alla base c'è una condizione tecnica e statistica, la statistica è molto interessante, beh, si possono determinare delle informazioni anche molto ristrette, ma sicuramente importanti. E allora Clara, io vorrei subito iniziare a vedere alcuni dei tanti scontrini che avete mandato qua tramite WhatsApp. Dobbiamo assolutamente ringraziarvi, perché da giovedì sera, beh, il tablet è iniziato ad impazzire, perché sono stati tanti i risultati anche di giovedì sera, partendo dal primo colpo di gioco, un bel 9,54 alla ruota del Lotto di Palermo. Bene, questo arrivava appunto dallo speciale numeretto 9, 9,54, è arrivato a ruota, è arrivato nei tre numeri alla ruota del Lotto di Palermo, e questo assolutamente è stato veramente molto interessante per centinaia e centinaia di persone. Fantastico, fantastico. Anche il 9,81, anche se è arrivato a tutte le ruote, ve l'ho portato proprio io nella diretta di martedì sera, 9,81 a tutte le ruote, arrivando alla ruota del Lotto di Palermo. Comunque è un ambo secco, anche con un ambo secco si può valutare molto bene a tutte le ruote. Ma vi dirò di più, perché un secondo colpo fantastico alla ruota del Lotto di Cagliari
con l'89,90. Beh, attenzione, 89,90 dal 59,89,90, quindi fantastico, è arrivato al secondo colpo di gioco e questo arrivava dal Bari Cagliari dalla formula del 17,73. Ma la ruota del lotto di Cagliari ha dato molto di più, perché possiamo anche vedere un bel terno sui quattro numeri a Cagliari. Questo arrivava dallo speciale 88-89 e in realtà questo 88-89 era da abbinare tra Cagliari e Palermo all'81-90. Bene, si è formato il terno 81-89-90, terzo colpo di gioco. Molte persone hanno centrato questo terno, molte altre persone non hanno avuto pazienza e hanno perso purtroppo il terno. Martedì ci sono anche i radicali del 3 alla ruota del lotto di Venezia, ma è chiaro che quando arrivano dei risultati così importanti come l'89, come il 90, come il 9, la figura 9, gli altri passano un po' in secondo piano. Comunque il 3,39 è arrivato a Venezia. Martedì 18,81, fantastico ambo al primo colpo alla ruota del lotto di Venezia. Beh, attenzione, perché è tanta roba in questa settimana. 21,51, attenzionate questo ambo, perché noi partiremo proprio con Lotto Segreto. Questo è l'ambo del nome di Lotto Segreto ed è arrivato alla ruota del Lotto di Napoli. E sempre martedì 11,19, dall'11,19,59 alla ruota del Lotto di Milano. Bene, questo è un po' il riassunto di come è andata questa settimana. Beh, dico tanta roba, anche perché estrazione dopo estrazione, vedete che spesso e volentieri, di sovente, accade che le nostre informazioni arrivano proprio al primo colpo di gioco. È chiaro, non è una regola, non deve essere una regola, perché comunque diamo il tempo delle due, delle tre estrazioni, ma come il 1881, fantastico, come il 954 al primo colpo di gioco, anche il 981, ma attenzione, perché io ricordo anche i 927 che erano arrivati addirittura al primo colpo di gioco. Beh, attenzione, perché queste sono le statistiche di Lio e di Marco. Io volevo iniziare appunto con Lotto Segreto, perché so che molte amiche che attendono Lotto Segreto in un'informazione veramente importante, perché abbiamo il ritorno dell'ambo del nome. Attenzione, perché questo ambo del nome, quindi quello vero, quello originale, è sempre lui, è il classico che c'è da 22 anni a questa parte. Da settembre a martedì l'abbiamo centrato diverse volte. Attenzione, perché questo deve ritornare, perché la statistica lo attende su una ruota molto importante. Seconda informazione di Lotto Segreto, c'è un vertibile segreto importantissimo, quindi un vertibile di due numeri. E a seguito c'è la data di Lotto Segreto, e poi attenzione al 990 segreto con un solo abbinamento. Bene, io vado subito in redazione per valutare con voi il numero del primo portale del sabato pomeriggio. Signori, attenzione, perché questo è un po' un tutto in uno segreto, è quello vero e quello originale, quindi valutate attentamente con il sottoscritto il mio Lotto Segreto, che oggi trasferisco a voi, perché credo tanto in questo Lotto Segreto, perché molte persone hanno richiesto appunto Lotto Segreto. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Bene, attenzione, perché qua avrete veramente Lotto Segreto originale, il vero Lotto Segreto all'89,34, all'94,94, quindi diffidate dalle imitazioni, diffidate sempre dal web, perché se anche trovate dei numeri con scritto Lotto Segreto, ricordatevi che non sono quelli di Lio, quelli del sottoscritto li trovate in esclusiva solo all'89,34, 89,34, 94,94,
Tasto 3, importante questo portale, perché voi potete entrare, ascoltare l'ambolterno che vi interessa, chiudere la chiamata, così facendo già avrete risparmiato. E allora, prima informazione, il ritorno dell'ambo del nome. Beh, questo è un classico di questo periodo, attenzione perché c'è questo ambo secco con l'abbinamento per terno, scegliete di valutarlo a ruota perché è la prima informazione alla portata di tutti, e se scegliete solo questa informazione, dopo potrete chiudere la chiamata, così risparmierete. Seconda informazione, vertibile segreto con data smorfiata, attenzione perché qua entriamo proprio in un classico di lotto segreto, oramai da 22 anni a questa parte, e poi c'è il 990 segreto con un solo abbinamento, quindi un'informazione soprattutto ristretta, valida per tutte le amiche e gli amici che credono ancora una volta in lotto segreto. Beh, attenzione perché il 21-51 martedì l'abbiamo centrato a ruota, ancora l'altro ieri il 9-81 alla ruota del lotto di Palermo, anche a tutte le ruote al primo colpo di gioco il 25-52. Quindi signori, attenzione perché lotto segreto è questo, e allora io vi invito ora come ora ad entrare nel portale, ed è chiaro che potete scegliere proprio l'informazione che vi interessa, poi chiudere la chiamata, così facendo già avrete risparmiato. Via con le vostre chiamate, questo è quello vero, quello originale, è il mio lotto segreto che trasferisco a voi. Sono sicuro che ho accontentato veramente molte persone che attendevano questo momento di lotto segreto, perché è una formula esclusiva, soprattutto quella vera, quella originale, quella del sottoscritto. E allora voi avete la possibilità ancora di avere questo lotto segreto. Ricordatevi che meno starete in questo portale più risparmierete, ed è chiaro che se volete per quest'oggi anche solo l'ambo del nome, conoscere, sapere la nuova ruota, beh, entrate, ascoltate,
solo la prima informazione, chiudete la chiamata, automaticamente già avrete risparmiato. Se volete l'intero aggiornamento, avrete anche il vertibile segreto con la data segreta e, per concludere, un abbinamento del 990 segreto, quindi in una chiamata semplice, importante, soprattutto che vi permetterà di risparmiare. Clara? Lio, allora adesso ci sta questa notizia, anche perché siamo partiti prima alle 14, quindi possiamo parlare del pisolino o siesta. Siesta. Guarda, solo il pensiero già mi viene da dormire proprio. Ah. Che bellezza, dovrebbero farlo legale, no? E metterlo come obbligatorio per tutti fare la siesta. No, purtroppo comunque non in tutti i paesi c'è l'usanza appunto del pisolino pomeridiano. So che comunque nel meridione, al sud, ancora le persone che si alzano molto presto, che lavorano nei campi soprattutto d'estate, amano farsi la pennichella, il pisolino. No, beh, è anche giusto, perché comunque nelle ore più calde non si può lavorare troppo nei campi, quindi sfruttano queste ore più calde appunto per un bel pisolino. Latino America è obbligatorio, lì sì che proprio il pisolino ci sta, e anche perché fa bene alla salute, lo dicono gli scienziati. Infatti un bel pisolino può migliorare il rendimento a scuola e sul lavoro, e fa pure bene alla salute, appunto. A sottolinearlo ancora una volta è uno studio presentato all'ultimo congresso addirittura dell'American College of Cardiology. Dicono che un sonnellino pomeridiano è in grado di abbassare la pressione più o meno quanto il dare un taglio al sale o all'alcol addirittura. Caspita. L'indagine, manco a dirlo, è stato condotto in un paese mediterraneo dove la siesta è ben vista, che è la Grecia, su 200 ipertesi. Quindi avete visto? Oh, cosa volete di più? Facciamo tutto il pisolino, così miglioriamo. Beh, assolutamente sì, una cosa comunque naturale, sappiamo bene che le cose naturali fanno assai bene, di conseguenza bisognerebbe trovare l'abitudine, il tempo e la voglia di fare questo pisolino, e purtroppo non tutti hanno tempo ovviamente di dedicare anche quell'ora, quei tre quarti d'ora al pisolino. È chiaro che comunque questo è un benessere personale, quindi io non so da quanto tempo non riesco a dormire nemmeno mezz'ora al pomeriggio, di conseguenza questa è un'abitudine che forse avevo da bambino, di conseguenza è chiaro perché comunque ai bambini si fa fare il sonnellino al pomeriggio. Beh, assolutamente, perché nella crescita è importante, e ovviamente perché porta tutti questi benefici. È vero, è vero. Quindi vabbè, tu e Marco non potete farlo perché dovete stare qua al pomeriggio, quindi Basta, chiuso il discorso. Allora, adesso andiamo avanti. Stavo vedendo il tempo, ci siamo, ce l'abbiamo, e quindi voi attenzione ancora una volta, Lio. Assolutamente sì, allora trasferiamoci di là in redazione, perché starà per partire un'informazione importantissima, l'informazione del giorno, l'informazione che tutti quanti volete, ovvero quella legata al 90. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Bene, attenzione, perché abbiamo l'895-095 con un 90 DOC, un 90 importante, denominazione origine controllata da Lio e da Marco, Venezia Nazionale, la somma 90-72-18 è la conferma di questo fantastico 90. Figura 9 nella somma 90, fantastica condizione, quindi il 90 è attesissimo alla ruota nazionale, già avevamo avuto sentore di 90 a questa ruota che ancora non è arrivato, ma vedrete che questo 90 è importante addirittura stasera in nazionale. Venezia è una ruota tecnica per il 90 perché è uno dei numeri frequenti, ma vi faccio notare anche il 60 nazionale,
30, 60, 90, simmetrico del 90, quindi è un precursore, ma poi ha queste due ruote. Guardate che questa è una condizione veramente fantastica. 11, 19, radicali isotopi, 60, 66, radicali isotopi e 34, 39, radicali isotopi. Tra le altre cose, la 34, 39 è un diametrale in decina di distanza 5. Attenzione signori, perché il 90 porta due ambisecchi e un solo terno secco. Ora vostri all'895 095 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Questa è un'informazione super ristretta che io con Marco abbiamo dedicato a tutti voi che state seguendo Casalotto. E allora entrate per avere l'esclusività di questa informazione da rete fissa e dai cellulari. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà. Aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Cosa fa? Lo sa già. Il Natale è libertà, è libertà. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Il Natale è libertà, è libertà. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo... Io sono già in redazione perché vi vorrei veramente far sfruttare molto bene questo portale, l'89 22 77, portale originalissimo, dove troverete il meglio del sottoscritto e di Marco con speciale numeretto 9. Beh, attenzione, perché abbiamo dedicato del tempo al numeretto 9, ma i risultati li abbiamo raccolti. 9,54, ambo alla ruota del lotto di Palermo. E questa è un'informazione che ha dato il suo frutto al primo colpo di gioco proprio l'altro ieri sera arrivando a Palermo. Quindi attenzione, perché questo è straordinariamente importante, anche perché è di figura 9. E poi attenzione, perché il 9 per quest'oggi avrà solo, semplicemente, unicamente due ambisecchi. Allora nessuno ci vieta di unire questi due ambisecchi e di trasformare i due ambi in un terno secco. Ora della fine sono tre numeri, quindi potete scegliere anche questa tattica per valutare ancora meno cose. Quindi
o due ambi secchi o unendoli avrete ambo terno secco. E poi abbiamo la più ricercata da tutti voi, ancora la figura 9 con due ambi secchi. Signori, attenzione, perché 9 e figura 9 sarà lo speciale del giorno, il meglio del sottoscritto e di Marco nell'originalità di questi numeri, quindi solo nostri che trasferiamo a voi con il 9 interno secco e i due ambi secchi di figura 9. E allora io vi faccio chiamare ora all'89 22 77 da rete fissa dai cellulari per avere questo fantastico aggiornamento valido quest'oggi. Via con le vostre chiamate. Fantastico, questo 9 interno secco, quindi questo terno veramente tutti lo vogliono, e i due ambi secchi di figura 9, quindi attenzione, perché questo è un portale importante, è un portale straordinario. Io ho già chiesto delle altre linee, perché so che avete disintegrato tutte le linee, perché è chiaro, dopo questi risultati ci vuole l'aggiornamento, perché non vi chiedo
chiediamo l'aggiornamento perché i numeri non sono arrivati, ma perché dobbiamo aggiornare i numeri. Allora, magari Michele, rivediamo questi fantastici risultati perché sono estremamente importanti, partendo anche dal semplice ambo 981 a tutte le ruote al primo colpo di gioco. Questo ambo secco, ambo di due numeri, ve l'ho portato io martedì sera, è arrivato al primo colpo a tutte le ruote, quindi sono chiaro tutte le ruote perché era su Napoli. Sempre al primo colpo di gioco nel 277 avevamo il 954, quindi dal Cagliari-Palermo, fantastico perché questo è arrivato nei tre numeri, ma vi abbiamo parlato tantissimo della figura 9, quindi alle volte sappiamo bene che comunque vi annoiamo e questo è stato un primo colpo per tutti perché noi usiamo, lavoriamo in questo modo, i numeri nel portale li lasciamo, quindi se facciamo forse un aggiornamento ve lo diciamo, quindi non li cambiamo a vanvera, soprattutto a sorpresa. Ma andiamo a Cagliari, secondo colpo di gioco, fantastico 89-90. Allora, questo è un bel secondo colpo di gioco, vi abbiamo dato l'informazione per martedì, è arrivata l'altro ieri, dal 59-89-90 Bari-Cagliari, quindi dalla 17-71, quindi la 59-89-90 è quella giusta, non l'1-89-90, era un'altra cosa, quindi sono molto pignolo io su queste cose. 59-89-90 sempre a Cagliari, bellissimo terno, 81-89-90. Qua non eravamo più nel 90, ma eravamo nello speciale 88-89 del Cagliari-Palermo, da abbinare all'81-90. Ecco, è arrivato comunque sempre il 90, portandosi l'81-89, e questo è quello che è successo l'altro ieri, giovedì. Martedì altri risultati, quindi capite che è tanta roba, perché martedì 18-81 Venezia, primo colpo, ambo secco di due numeri, beh, fantastico perché ricordo che comunque nei 90 numeri si formano ben 4.005 ambi. Vi abbiamo dato il 1881 col 3663, uno dei due ambi è arrivato, beh, insomma, mi sembra un bel risultato. Napoli 2151 dall'otto segreto, quindi martedì, e poi Milano 1119. Allora, io non voglio vedere anche gli altri scontrini, appunto quelli magari di settimana scorsa, perché beh, questo mese di novembre è stato un altro mese fondamentale, eccezionale. Beh, ci stiamo avvicinando al Natale, quindi già vediamo lo sfondo natalizio con l'albero di Natale, abbiamo già sentito, sì, Clara, qualche bella canzone di Natale, quindi sì. Tra un mese e due giorni già sarà Natale. Siamo, mamma mia, che bello, dai, dai. Allora, intanto, meno male che hai chiesto altre linee, perché molti, molti scrivono che hanno trovato l'occupato ed erano preoccupati, no? Perché dice, allora come facciamo? Abbiamo perso quel consiglio. No, assolutamente, c'è per tutti, quindi attenzione, perché io con Marco crediamo veramente a questa informazione particolare, importante, quindi è l'informazione del 9 interno secco, della figura 9 con i due ambi secchi, quindi voi capite che, essendo veramente pochi numeri da valutare, perché sono due ambi importanti che si possono unire in ambo e diventa terno, quindi unendo i due ambi non sono quattro numeri ma sono ben tre numeri, perché c'è il capogioco. Quindi se volete unire, fare questo stratagemma, unire i due ambi, avrete il Cagliari-Palermo, il terno di figura 9 e il terno col numeretto 9. Quindi vedete, riducete ancora di più il campo d'azione, perché questo si può fare. E allora io vado in redazione perché molte persone vogliono avere questa informazione. Allora formulate il numero del portale lentamente, lo potete formulare da rete fissa e da tutti i cellulari. E allora seguitemi di là in redazione, è importantissimo, venite con me, grazie.
Molto bene, formula importante, formula esclusiva, il 990 isotopo, attenzione perché è importantissimo ed esclusiva per tutti voi. Beh, questo 990 isotopo appartiene a una delle condizioni storiche del sottoscritto e di Marco, e allora una valutazione completa, una valutazione estremamente importante, perché si tratta a Cagliari-Palermo proprio di valutare due ambisecchi. Signori, attenzione, perché in questa formula avrete il capogioco con due abbinamenti, perciò se volete unirli potrete fare ambo terno secco, così facendo si può ovviamente tentare il terno di tre numeri. E poi attenzione, perché c'è su un'altra ruota lo speciale numeretto 9, questo appartiene per voi al meglio di Lio e Marco. Via con le vostre chiamate, 89 22 77 tasto 3, entrate ed ascoltate questa formula importante del 9 interno e della figura 9. 1, 2, 3, prova, 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 siamo in onda? Bene. Attenzione, attenzione, notizia importante. Quest'anno la consueta festività natalizia sarà sospesa. Al suo posto arriva il Natale Shock. Natale Shock. Avevo un alberello di Natale, di lucine tutto avviluppato. Volevo un bel effetto siderale, la spina nella presa ho infilato. Ma l'alberello no, lui non si è acceso, e invece io la scossa mi son preso. Natale Shock. Scendevo giù dal monte con la slitta, attraversando un bosco calmo ed innevato. Decisi di affrontare un fuoripista, ma sbucò fuori un orso smisurato. Quell'orso mi buttò giù in due riprese, e con il mio slittino a valle scese. Natale Shock. Attenzione, attenzione, la festività natalizia è sospesa fino a nuovo ordine. Al suo posto vige Natale. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Natale Shock. Attesi trepidante la vigilia, speravo di incontrar Babbo Natale. In strada c'era un grande parapiglia, un gran conflitto a fuoco micidiale. Così invece del buon Barba Bianca, in casa arrivò il ladro di una banca. Natale Shock. Natale Shock. Natale Shock. Natale Shock. Prova, prova, prova. Siamo in onda? Bene. Attenzione, attenzione, notizia importante. Quest'anno la consueta festività natalizia sarà sospesa. Al suo posto arriva il Natale Shock. Bene. Possibilità importantissima per oggi, per stasera, quella di avere il terno secco col numeretto 9, quindi il numeretto 9 è importante a questa ruota, quindi valutate ambo terno secco e due ambi di figura 9. Come vedete siamo nel mese della figura 9 perché i risultati sono stati veramente tanti in questo mese appunto di novembre. La ruota dell'8 di Palermo è una ruota determinante per la figura 9,
strade, quindi allora non ci dobbiamo far distrarre se Palermo ha già dato spesso e volentieri Ambi di figura 9, ha dato spesso e volentieri Terni di figura 9, perché vedete, figura 9 chiama altra figura 9 e comunque i numeri si ripetono, perciò attenzione, perché la possibilità è unica sola, è quella di avere la figura 9 tramite il portale Clara. Lì abbiamo una notizia di gossip, perché sì, la Simona Ventura ha detto che si sposa. Veramente? L'anno prossimo, sì, e da poco sta con Giovanni Terzi. Infatti ha detto che basta, si sposeranno l'anno prossimo. Entrambi hanno 54 anni, hanno appena festeggiato il primo anno d'amore regalandosi una luna di miele anticipata alle Mauritius. I tre figli della Ventura, Nicolò, Giacomo e Caterina, sono contenti naturalmente di vedere la mamma felice. Simona dice che ha anche uno splendido rapporto con i figli di lui, Lodovico 26 anni e Giulio 10. Intanto, dice, prima del matrimonio c'è la nuova casa da arredare e condividere tutti insieme. E vivono tutti insieme, anche i grandi, 26 anni, poi anche l'altro ne avrà 20. Bene, però dai, auguri, volevo dire figli maschi, ma no, auguri e basta. Una felice vita, tanto amore a questa bellissima coppia. Beh, assolutamente sì, in una coppia assolutamente innanzitutto ci deve essere il bene, l'amore, e se uno dei due ha dei figli è chiaro che ci deve essere il massimo rispetto per quanto riguarda appunto i figli. Di conseguenza, beh, dico anche una cosa, speriamo che sia anche la volta buona per quanto riguarda Simona Ventura, perché se lo merita. Diciamoci la verità, se lo merita, ha fatto tanto anche per il matrimonio precedente, ha sofferto tanto. Io mi ricordo le interviste che ha fatto appena si era separata da Stefano, e comunque ha fatto veramente tanto per i suoi figli, come una mamma sa e dovrebbe fare, di conseguenza. E poi mi piace molto Simona Ventura, spero veramente che si vada bene questa nuova relazione per sempre e che ci sia veramente amore. È vero, infatti vedremo, bravi, bravi. Allora, si va avanti, caro Leo, ancora 18 minuti, tutti per te, per gli amici che appunto attendono i consigli per questa sera, la decima estrazione, 10, numero perfetto, quindi speriamo anche in una estrazione perfetta, Beh, assolutamente, l'estrazione del sabato sera è sempre molto attesa, quindi come vedete non c'è stato nessun aggiornamento, perché io e Marco siamo assolutamente convinti della statistica, dell'informazione che abbiamo preparato giovedì sera. Beh, Clara, assolutamente sono ore di lavoro, perché tu, conoscendoci, quante volte anche al sabato sera ci dici dai che usciamo a mangiare un boccone, qualcosa, e no, dobbiamo essere veloci perché poi dobbiamo metterci assolutamente al lavoro, e assolutamente questo accade il sabato, il giovedì e il martedì. Di conseguenza è chiaro che comunque non bisogna saltare mai nessuna estrazione, perché sennò vai, come si suol dire, insieme, e bisogna comunque avere le idee chiare. Quindi anche per questo motivo vedete che ci sono veramente tanti risultati, perché comunque sono tanti questi risultati, anche perché valutando veramente il minimo si può vincere veramente tanto. Questo comunque è il gioco tradizionale del lotto, quindi bisogna assolutamente sapere bene la statistica, avere un attimino di astuzia per vedere anche ad occhio quali sono i numeri frequenti, quali sono i numeri meno frequenti. Comunque da 22 anni a questa parte, in diretta, prima dell'estrazione, durante e dopo, Clara, un motivo ci sarà. Infatti è vero, tanto lavoro, tanta dedizione, infatti come dicevi tu, ormai non ve lo chiedo, ma all'inizio mi ricordo che il sabato sera si cercava di organizzare anche sul tardi, invece loro no, perché stavano anche fino a ore
È una, due di notte, è vero, assolutamente sì. Infatti non ce lo chiedi più, è vero. No, infatti, perché ormai lo so che dopo l'estrazione voi non ci siete. Ecco, allora andiamo di là perché c'è ancora il consiglio di questo 90 che tutti vogliono, il 90 che comunque ha queste condizioni importanti. Beh, la condizione di somma 90 di figura 9 è la più importante, è la determinante perché siamo nella figura 9 con la somma 90, quindi signori è storia vecchia questa, ma quando le condizioni funzionano, anche se io e Marco vi annoiamo, siamo ripetitivi, ma abbiamo risultati, è chiaro che continueremo. 1872, somma 90 nella figura 9, conferma il 90, ma abbiamo anche le condizioni laterali, la 34-35 è un diametrale in decina, ovvero distanza 5 nella stessa decina. Attenzione perché è importante questo 5 e anche col 90. Poi abbiamo i radicali isotopi, l'11-19, il 60-66 e sono tutte piccolezze, sono condizioni laterali secondarie che vanno a determinare il 90. E allora anche ieri molte persone ci hanno chiesto, ma con tutte queste condizioni, questi due ambi e questo terno secco, li avete scelti a caso? Assolutamente no, perché se così fosse prendavamo il sacchetto della tombola dei 90 numeri e estraevamo appunto gli abbinamenti. Allora, è chiaro che da condizioni arrivano alle volte 2, 3 o 4 numeri, quindi vedete sono le condizioni laterali e ci sono una serie di numeri, ma cosa facciamo? I numeri che si ripetono poi sono quelli che arrivano e allora scartiamo tutti gli altri numeri e usiamo quelli che si ripetono e solo così facendo si ha assolutamente più certezza per quanto riguarda gli abbinamenti. È chiaro che li confrontiamo alla statistica, i più frequenti sono quelli che adoperiamo. Allora, due ambi e un solo terno, anche quell'89-90, chi l'avrebbe mai detto? Perché vedete che il 90 e 89 è un ambo che è uscito tante volte e continua ad uscire. E allora attenzione perché i due ambi e il terno saranno vostri in questo fantastico portale. Seguitemi, grazie. Un fantastico 90, Venezia Nazionale con solo due ambi secchi e signori un fantastico terno secco. E allora attenzione perché già tre volte abbiamo sfiorato il terno per un numero e questo è un errore del sottoscritto e di Marco, ma per non darvi troppi numeri. E allora lo valutiamo bene questo terno? Beh, direi di sì, anche perché è solo un terno su Venezia Nazionale. Nazionale già ruota in causa. E allora chiamate 895-095, tasto 3, 90, due ambi e un terno secco. Cade la neve su ponti, strade, fiumi, città. Scende la neve, per quanto non si sa. Vola la neve, dove si poserà. Splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Ride la neve nel cielo scuro della sera. Gioca la neve, freschissima e leggera. Fiocca la neve sulle speranze, sopra i destini. Danza la neve sui sogni dei bambini. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Passa la
bianchi fra le mie dita. Danza la neve, Natale dura tutta la vita. Scende la neve, si posa sopra il ramo di un pino. Natale nasce quando nasce un bambino. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Bene, importantissima questa informazione, informazione del 90, quindi nazionale, lo sapete che è attesissimo il 90, già ne abbiamo parlato, e questo 90 la nazionale ci potrebbe fare una bellissima sorpresa, quindi aggiornate il terno, i due ambi, a Venezia è uno dei frequenti, quindi già è la terza volta che Venezia vuole il 90, ancora non l'ha dato, quindi confidiamo tanto in questa estrazione. Clara? Facciamo gli auguri di compleanno allo smartphone, perché nasceva proprio un giorno come oggi, il 23 novembre del 1992. Sì, proprio la IBM presentava il primo smartphone della storia, eccolo che qua. Che mattone. Bruttissimo. Bruttino, sì, bruttino. Oh mamma. Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso
un file manager, poteva fare tutto questo, accanto ad opzioni come la calcolatrice, il block note e alcuni giochi, il tutto gestibile con un pennino che vediamo lì direttamente su questo schermo touchscreen. Funzionava così il Simon Personal Communicator. Il termine smartphone a quell'epoca non era in uso, ma questo Simon venne in seguito riconosciuto come il primo esempio di cellulare intelligente della storia. Beh, grazie per quello che hai fatto e ci hai lasciato. Vabbè. Assolutamente, dobbiamo dire che si è evoluta tantissimo la tecnologia, perché adesso sono delle sottilette. Mi ricordo quando c'erano i primi cellulari, erano veramente dei mattoni, soprattutto quelli della Motorola. Assolutamente, sì, tutti quanti abbiamo avuto uno di quei cellulari, erano veramente grossi, ma a noi ci sembrava veramente di toccare il cielo con un dito, perché potevi comunicare da qualsiasi parte. Beh, le tariffe erano salatissime, tremende, perché erano tremende. Ed è chiaro che comunque si è adeguato un po' tutto al giorno d'oggi, è giusto che è così. Che poi non mi ricordo, noi donne dove lo mettevamo sto telefono? Borsetta. Così, ma la, una borsona ci voleva per portarlo in le giro. Le donne anche in una borsa piccola riescono a farci stare il mondo, riescono ad avere anche in una borsetta piccola 20 kg di peso. È vero, è vero. È vero. Gli uomini invece lo lasciavano in macchina, sì, certo, perché ovvio, in effetti non potevi metterlo in tasca. Pronto per essere rubato, no? Sì, è vero, è vero. Però non lo so, perché guarda, fare una telefonata costava talmente caro che non so se conveniva rubare il telefono. Costava veramente, ma allora sì, io penso di sì, perché comunque non c'era il discorso che ogni SIM era associata al telefonino, potevi farle girare tranquillamente le schede telefoniche, ah, sì? Quindi ah, allora era comunque più semplice. Va bene, ne riparleremo, io ora vado in redazione per l'ultima volta per questa strabiliante e fantastica valutazione. Ancora 9 interno secco e figura 9 nei due ambi secchi. Signori, valutate questa formula importante ed è l'ultima occasione, perché la diretta tra 4 minuti sarà terminata e di conseguenza questa è proprio l'ultima informazione del sabato prima dell'estrazione di quest'oggi. Seguitemi, grazie. Bene, 89, 22, 77, ultima possibilità della diretta. Il portale rimane aperto anche dopo questa diretta, ma voi che state seguendo Casalotto avete ora la possibilità di avere il meglio di Lio e di Marco con lo speciale 9, un solo terno secco, un terno di 3 numeri secchi e la figura 9 nei due ambi secchi. E allora questa è la valutazione migliore, la valutazione completa valida quest'oggi. Ricordatevi che la figura 9 è ancora in alta frequenza e soprattutto il 9 che ha queste due ruote deve recuperare le estrazioni che non è arrivato. Via con le vostre chiamate, entrate ed ascoltate l'informazione con semplicità, con fiducia, perché è importantissima. Noi siamo tutti a bordo di un UFO che ha la forma di un grosso gufo nella Via Lattea. Di neve corre la grande stella cometa, noi la seguiamo per la via più breve ed arriviamo dritti alla meta. Noi siamo tutti a bordo di un UFO che ha la forma di un grosso gufo. Segui Saturno e poi virati sotto, trova il pianeta Casalotto.
amiche ed amici, quindi adesso aspettiamo, no? L'estrazione, la decima di questo mese, alle 20 in punto, quindi in bocca al lupo a tutti e buon pomeriggio, ci vediamo dopo. Assolutamente sì, speriamo sia un'estrazione da 10 lode, quindi alle ore 20 su questa emittente per l'estrazione del sabato sera. Beh, ci dà sempre molto e speriamo che anche in questo sabato sera ci dia tanto. Continuate ad ascoltare i nostri consigli perché rimarranno a vostra disposizione anche dopo la diretta. Grazie a te Clara, grazie a Marco e grazie a tutti voi. A stasera, grazie. Ciao a te, ciao.